parliamo di due sequestri, il sequestro del profitto del reato, e quindi quanto hanno guadagnato gli indagati nel trattare in maniera illegale rifiuti contaminati da malattie dei migranti, quindi rifiuti contagiosi, sia sanitari che non sanitari, trattati come se fossero dei normali rifiuti solidi urbani, generici, imballaggi di carta, vetro. In realtà erano rifiuti che avevano un evidente certificato dalle autorità sanitarie rischio infettivo. È un secondo sequestro che impedisce alla nave Aquarius di rientrare nel territorio italiano, perché qualora rientrasse verrebbe materialmente eseguito il sequestro della nave. Gli attori protagonisti di questa vicenda sono l'intermediario Agenzia Marittima di Augusta, un'impresa di Catania autorizzata a smaltire, a trattare rifiuti che arrivavano nel porto di Catania e chi materialmente produce rifiuti, quindi l'ONG MSF, centro di Bruxelles e centro di Amsterdam, che gestiva la parte logistica di queste due navi, Vos Prudence e Aquarius, delle quali abbiamo monitorato circa 40 sbarchi dal 2017 al 2018. Dalle conversazioni si intuisce che questa tipologia particolare di affari, di business, era un accordo commerciale che andava avanti ormai da 2 o 3 anni, a detta degli stessi protagonisti. Quindi un equilibrio raggiunto consapevolmente dinanzi a dei rischi sanzionatori alti percepiti dagli stessi indagati.